Analizziamo in 60 secondi come ha reagito Colapesce alla gaffe di Francesca Michielin a X Factor. Ho visto che c'è un duetto pazzesco con Ivan Graziani. Wow, com'è andata? Cioè, com'è stato lavorare con lui? Con lui è stato bello, è stato di grazie al figlio. Abbiamo visto tre momenti: presa di distanza, quindi allontanamento di Colapesce dall'interlocutrice, protezione, quindi la mano sulle corde della chitarra, e poi la risposta. All'inizio eravamo un po' preoccupati perché siamo entrati un po' in punta di piedi, sai, comunque è un gigante che amiamo tantissimo. Sul contenuto ci sono due elementi da sottolineare. Il primo, la capacità di regolazione emotiva di Colapesce, che riesce per tutto il tempo a dare una risposta senza mai sottolineare l'errore di Francesca Michielin. Per chi non lo sapesse, Ivan Graziani è mancato nel 1997, quindi 26 anni fa. Il secondo elemento lo potremmo chiamare tactful redirection, cioè una redirezione morbida del contenuto. Anziché sottolineare l'errore all'interno della domanda, Colapesce ridireziona il discorso senza mai dire espressamente che Ivan Graziani non c'è più. È una tecnica di comunicazione? Direi no, direi che è una modalità umana per gestire una situazione complessa in un contesto complesso come quello di una diretta televisiva.